Innsbruck ha già ospitato i giochi olimpici invernali nel 64 e nel 76. Si tratta di una città, voglio dire, di un'intera regione che vive di sport. Qui si possono vedere persone sciare, fare snowboard, scendere con lo slittino. Tutto questo è parte integrante della nostra vita. In due parole, fare sport. La città di Innsbruck è sia urbana che alpina e cerca di fare di tutto per attrarre i giovani e renderli desiderosi di venire qui. Siamo una città universitaria di 130.000 abitanti, di cui 25.000 sono studenti. Questo significa che viviamo in una città trendy e sportiva, e questo si addice perfettamente al concetto e allo spirito dei giochi olimpici giovanili. In effetti ci saranno delle discipline nuove come lo sci half pipe, lo snowboard slopestyle e lo skills challenge nell'hockey su ghiaccio. Ovviamente ci sarà anche una competizione a team misti, donne e uomini nella stessa squadra, e credo che da questo si possa capire la forza innovativa degli yog. E ci sono un sacco di altre novità da vedere che il pubblico scoprirà insieme. Spero che gli atleti si possano divertire, possano portare a casa anche appunto un'esperienza di vita, e serviranno queste lezioni sotto forma di gioco, queste escursioni, queste gite, anche per insegnare agli atleti come comportarsi davanti alle telecamere, per delle interviste e per poter socializzare anche con i loro coetanei delle altre nazioni che saranno appunto rivali in pista, però degli amici fuori dalle competizioni. Sarà un'esperienza in cui vivrò molte emozioni, sono veramente contenta di aver avuto l'occasione di viverla e soprattutto sono molto contenta di potermi confrontare a livello internazionale e spero di ottenere ottimi risultati, un podio, una medaglia, spero. Non c'è da aver paura, bisogna partire, dare il meglio di sé e cercare di vincere. Mi aspetto di dare il meglio di me stessa e speriamo in qualche buono risultato. Spero di fare un bel cercare di far bei risultati e continuare così e puntando in alto. Onestamente mi aspetto di incontrare gente, di divertirmi, nel caso anche una medaglia, ci starebbe bene. Partiamo con una squadra molto forte e l'Italia nello sport è fra le migliori nazioni. E al di là di questo vedo i ragazzi molto motivati, e io appunto sono stata un atleta, so quello che si prova da partecipare a degli eventi così importanti e quindi cercherò di capire le loro necessità per conciliare appunto questi eventi culturali con le loro competizioni, però sono sicura che troveranno il tempo e la voglia per poter partecipare e tornare a casa magari con delle medaglie, si spera, però anche con tante cose positive che possono raccogliere a questo evento al di fuori appunto dalle gare. Yeah.